Bentornati sul canale. Oggi commentiamo la liturgia del giorno di martedì 26 settembre 2023. Il testo di Esdra oggi ci racconta la finalità di tutto quello sforzo che abbiamo visto ieri, e cioè la consacrazione del Tempio, la celebrazione della Pasqua. Ma ci racconta qualcosa di veramente straordinario. Una Pasqua abbondantissima. Vengono offerti 100 tori, 200 arieti, 400 agnelli, 12 capri per ognuna delle tribù di Israele, eccetera. E sentite come viene raccontato tutto questo avvenimento. I rimpatriati celebrarono la Pasqua il 14 del mese. Infatti, i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme, come un solo uomo, tutti erano puri. Così immolarono la Pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro fratelli sacerdoti e per se stessi. Cioè, misero quello che gli altri non potevano mettere. È davvero nel momento in cui nel sentimento di vera unità ci si fa carico anche delle deficienze degli altri, perché ci si sente uniti lo stesso nonostante i condizionamenti. Questo qui, questa azione non può venire che ovviamente dallo Spirito del Signore. Il Salmo 121, il Salmo 121-122 veniva recitato nei pellegrinaggi verso Gerusalemme, quando da lontano per la prima volta si intravedeva Gerusalemme. Quale gioia quando mi dissero: alla casa del Signore andiamo. Gerusalemme è costruita come città unita e santa, secondo la legge del Signore salgono le tribù per lodare il nome del Signore. Il testo del Vangelo di Luca anche oggi è molto breve e ci riporta un famoso episodio, ma noi ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Famiglia contro famiglia. Chi sono i miei fratelli? Beh, è detto con grande chiarezza: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Questi mi conoscono veramente, questi divengono veramente miei consanguigni, mia madre e miei fratelli. Quindi significa che con Maria e con i fratelli Gesù aveva rapporti molto difficili, contrastanti? Probabilmente no. Ma c'erano delle questioni che avrebbe dovuto trattare, che lo avrebbero portato, in parte condizionato, dalla sua predicazione di fronte a persone che in quel momento lo stavano ascoltando con il cuore, con le quali aveva stabilito una parentela decisamente superiore. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che due cose. La prima è che dobbiamo avere un ordine chiaro di quale sia ciò che precede e ciò che segue nella nostra vita, e Gesù ce lo aveva, lo mostra. Il secondo è che l'elemento spirituale deve sempre precedere l'elemento materiale. Detto in termini moderni, se non curiamo il nostro spirito non saremo mai felici, se non curiamo il nostro spirito non saremo mai liberi, se non curiamo il nostro spirito non avremo mai delle relazioni piene e soddisfacenti. Insomma, tornare alla spiritualità, tornare a porre prima quello che è importante, non solo significa rendersi graditi agli occhi del Signore, ma significa anche trovare la strada della vera felicità. Ho finito anche oggi, vi do appuntamento a domani. Grazie.